Il PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan, sospende il ritiro dal territorio turco, iniziato a maggio verso il nord Iraq, accusando il governo di Ankara di averlo ingannato, di non aver rispettato nelle scadenze concordate gli impegni presi nell'accordo di pace. Secondo il leader dell'ala politica dei guerriglieri separatisti, Jamil Beik, il premier Erdogan non ha dato seguito agli accordi della trattativa, iniziata alla fine del 2012, per una soluzione politica del conflitto del Kurdistan, che dal 1984 oppone Ankara e la minoranza curda, violenze che hanno lasciato sul terreno oltre 30.000 morti, per lo più curdi. Il dialogo era stato avviato dal governo turco con il leader del PKK, Abdullah Öcalan, in carcere nell'isola di Imrali. Il piano d'intesa prevede il disarmo dei ribelli in cambio del riconoscimento di alcuni diritti della minoranza da parte del governo centrale.